Giovanna Pedocchi ha 15 anni. È l'unica categoria ragazze ad aver conquistato la finale. Alice era junior invece, quindi le due più piccole di questa finale assoluta. E parlando di altezze. Sì, è arrivata praticamente a metà della schiena. Bellissimo questo passaggio, estremamente curato e impeccabile il controllo. Pedotti Macchi, la sua doppista, dove hanno preso la nona posizione, sempre in una finale assoluta, loro sono tutte e due categorie ragazze, sono una coppia veramente interessante, bravissima. Gareggiato senza paura, livello molto alto. Si prepara per la rotazione. Movimento tecnico abbastanza al centro della vasca, quindi ben visibile entrambe le giurie, forse sul lato lungo. Le difficoltà inserite, nonostante abbia detto la giovane età, ha anche una bella modalità espressiva, si muove con tutto il corpo, quindi accompagna il gesto, non è limitato soltanto al movimento del braccio, ma segue con il corpo dando ampiezza al movimento stesso. E questa è la prima elevazione che aveva fatto, veramente bella, esplosiva. È chiaro, essendo così giovane, c'è un ampio margine per crescere, migliorare dal punto di vista sia tecnico che dell'interpretazione, quindi è un atleta veramente che fa ben sperare. 81-233 Susanna Pedotti, 24-700 la difficoltà, 32-133 la sessione artistica e 24-400 l'esecuzione per Susanna Pedotti. Lei scende un si po'. Va a collocare con 0,9 di penalità rispetto a Veronica Gallo alle sue spalle. Sì, rispetto al punteggio dell'eliminatorio è scesa di pochissimo. Era entrata in finale con la nono punteggio per quanto riguarda il programma libero, il nono punteggio totale. Comunque scende di qualche decimo, comunque è una bellissima prestazione. Inquadrati i tecnici, Stefania Speroni al centro, maglietta nera, Paola Basso a sinistra.